questo video andiamo a visualizzare come sostituire e personalizzare parti della cucina. Una volta quindi inserito il nostro layout della cucina, possiamo personalizzarlo, modificarlo a nostro piacimento. Prima operazione da fare è dislegare l'entità della cucina nei singoli elementi in cui è composta. In questo modo sarà possibile selezionare ogni elemento singolarmente, come vediamo. Ora passiamo alla vista 3D e vediamo come sostituire ad esempio un pensile con un'altra tipologia di pensile. Entrando all'interno della barra Design Center, sotto la voce KBB, entriamo nel catalogo delle cucine e all'interno della cartella stile moderno andiamo in questo caso a selezionare un'anta con appunto un vetro, un pensile che presenta un'anta con vetro. Vogliamo in questo caso sostituirlo al posto di questo pensile, quindi semplicemente con la tecnica del drag and drop andiamo a trascinare il nostro nuovo pensile sopra all'oggetto da sostituire e rilasciando il mouse Alkaline mi chiede appunto di sostituire questo pensile con diverse caratteristiche, ad esempio con nuove dimensioni, quindi andrò a settare nuove dimensioni, mantenere appunto la larghezza oppure con le stesse dimensioni del pensile che andiamo a sostituire. Come vediamo siamo andati a sostituirlo. In questo caso quindi siamo andati a sostituire dei pensili, delle basi, con altri pensili già presenti all'interno della libreria. Quindi questa è una prima fase di modifica molto veloce della nostra cucina. Possiamo anche modificare le texture, ovvero appunto il materiale che compone la nostra cucina, e alla voce pannelli selezioniamo il pannello più adatto alle nostre esigenze. In questo caso seleziono un pannello noce e trascinandolo sempre con la tecnica del drag and drop sopra all'entità da modificare posso selezionare se utilizzarlo come frontale corpo, lato corpo, top, fondo. In questo caso lo utilizziamo come frontale corpo. In questo modo il comando mi rimane attivo, vediamo che nel cursore è apparso un rettangolo arancione e semplicemente con un clic sopra le diverse entità vado a modificare il loro materiale. Quindi in questo modo siamo andati a personalizzare la cucina inserendo nuovi basi e nuovi pensili. E siamo andati anche a modificare il materiale di cui è composta. Ora possiamo anche modificare il piano di lavoro, quindi selezioniamo il piano di lavoro e entriamo all'interno delle sue proprietà. Nella finestra di modifica possiamo visualizzare questa linea blu tratteggiata che ci indica il piano su cui stiamo lavorando, su cui andiamo a porre le nostre modifiche, in questo caso il piano di sinistra. Selezionando il secondo ripiano vediamo che la linea si sposta, questa linea tratteggiata si sposta quindi sul secondo piano. Quindi per ora andiamo a modificare il lato di sinistra, possiamo modificare la texture di questo lato selezionando tra una di queste presenti, andiamo ad esempio a mettere una texture appunto bianca, un materiale bianco. Come vedete ha modificato la texture dell'intero piano di lavoro. Possiamo
cambiare la tipologia del piano di cottura scegliendo tra questi elencati. Semplicemente cliccando sopra il piano di cottura entriamo nella finestra di modifica. In questo caso vado a selezionare un piano di cottura a induzione e, come si può vedere nella vista, appaiono i piani a induzione. Con le freccette direzionali possiamo spostare lungo il piano di lavoro il nostro piano di cottura a induzione. Passiamo al secondo piano di cottura e con un clic sopra al lavello entriamo nelle sue modifiche e andiamo a sostituirlo con un lavello doppio. Anche in questo caso è possibile muoverlo lungo il piano di lavoro. Possiamo anche aggiungere un rubinetto cliccando sopra con doppio clic, entriamo nelle sue proprietà e possiamo anche modificare i suoi parametri, quindi la sua larghezza, profondità e altezza. E come vediamo è apparso il nostro rubinetto. Logicamente è stato posizionato in una posizione non corretta e lavorando attraverso le diverse direzioni degli assi e ruotandolo andiamo a posizionarlo correttamente. Una volta posizionato, diamo ok per confermare. Come vediamo, con pochi clic abbiamo modificato quindi i pensili, le texture e il piano di lavoro. Ora andiamo anche a inserire una cappa per completare appunto la cucina, quindi selezioniamo il pensile che sta sopra al nostro piano di cottura, lo cancelliamo per creare il vano tecnico per inserire appunto la nostra cappa. Quindi andiamo sempre all'interno del catalogo KBB, sempre all'interno della cucina, e alla voce accessori troviamo tutti gli accessori che possono che sono presenti all'interno delle cucine. Quindi in questo caso possiamo scegliere tra due tipologie di cappa, selezioniamo una cappa aspiratrice di questo tipo e già all'interno appunto della sua finestra possiamo già modificare le sue dimensioni. E passando in vista 2D andremo a posizionarla correttamente. Come vediamo, siamo andati a inserire una cappa di aspirazione. Per completare il nostro progetto andiamo a completare la parete inserendo altri mobili, quindi sempre dal catalogo KBB. Con F5 modifico il punto di agganciamento e, come vediamo, siamo andati ad inserire altre 3 unità. Per completare il tutto andiamo a modificare la texture, quindi sempre all'interno del nostro catalogo. E andiamo ad aggiungere la cornice. Quindi per fare questo, dalla vista 2D andiamo semplicemente ad allungare, a modificare la sua lunghezza.